Salve a tutti amici di Tech Different e benvenuti a questo nuovo video. Oggi abbiamo per le mani un prodotto davvero molto interessante, ma che sicuramente avrete già avuto modo di vedere. Infatti, lui è uno dei prodotti che maggiormente è pubblicizzato in questo periodo. Spot in TV, pubblicità cartacea e collaborazioni con tantissimi brand. Stiamo parlando di Huawei P9, un device bello da vedere, ottimo da utilizzare e che vede nel suo punto di forza la fotocamera. Andiamo a scoprirlo. Se siete alla ricerca di un prodotto che in mano sembri un lingottino dal gran che è ben rifinito e che è solido al tocco, beh, questo Huawei P9 è sicuramente uno dei prodotti che possono fare al caso vostro. All'anteriore abbiamo un pannello da 5,2 pollici con risoluzione Full HD e con finitura 2.5D, quindi con i lati leggermente stondati sui bordi. Davvero molto molto bello, si vede molto bene anche sotto la luce diretta del sole, non ha particolari problemi. La cam anteriore da 8 megapixel e il sensore di luminosità e prossimità fanno il loro dovere. Non manca poi un LED di tipo RGB per segnalarvi le notifiche. Al posteriore abbiamo una finitura completamente di metallo e davvero molto molto bella al tocco e anche alla vista. Superiormente doppia cam da 12 megapixel, una con sensore RGB, l'altra con sensore bianco-nero, realizzata e sviluppata in collaborazione con Leica. Abbiamo un doppio flash LED, nonché il sensore per la messa a fuoco di tipo laser, sensore davvero molto rapido, messa a fuoco che avviene in un batter di ciglia. Al centro trova posto incastonato qua un sensore biometrico, davvero molto rapido, davvero molto molto funzionale, non ha particolari tipi di problemi. Possiamo impostare fino a 5 impronte e possiamo anche andare ad aggiungere diverse gestures direttamente sul nostro sensore, quindi possiamo utilizzarlo per scattare foto, rispondere a chiamate o anche sfogliare immagini e far scendere il menu delle notifiche. Per quanto riguarda l'interfaccia di sistema, abbiamo la EMUI 4.1, personalizzazione molto importante da parte di Huawei. Abbiamo un sistema operativo Android 6.0 Marshmallow al di sotto di questa interfaccia, ma vi dico, non si riscontra praticamente in nessuna parte la presenza di questo sistema operativo. L'interfaccia è davvero molto personalizzata, la potete migliorare come meglio credete, potete cambiare la disposizione delle icone andando a variare la griglia del layout, potete anche cambiare widget e inserire transizioni. Nonostante ciò, è anche possibile andare ad agire in modo molto più profondo scaricando dei temi che potete installare anche direttamente scaricati da internet. Per quanto riguarda le personalizzazioni, potete anche andare ad agire a livello di display, calibrando come meglio credete la temperatura del colore del bianco del vostro pannello. Devo dire che la risoluzione Full HD con una calibrazione come quella stock è più che ottimale per questo prodotto. Per quanto riguarda l'hardware, all'interno di questo device troviamo 3 GB di memoria RAM che sono più che sufficienti per muovere in modo fluido qualunque applicazione disponibile su questo prodotto e abbiamo un processore Kirin 955 da 2,5 GHz su un quad core e un altro quad core da 1,8 GHz per quando si hanno operazioni un pochettino più leggere da portare avanti. Abbiamo poi una Mali T880 MP4 che ci permette di gestire come meglio crediamo praticamente ogni singola funzione del nostro prodotto. Abbiamo la possibilità di realizzare video, di guardare video senza nessun tipo di problema, possiamo giocare in modo fluido sempre in ogni tipo di circostanza. Già che parliamo di grafica, vi volevo far vedere un attimo il pannello, davvero molto molto buono, ben realizzato da Huawei. Forse i neri non sono proprio profondissimi, però la resa è davvero qualcosa di molto molto importante, davvero bella.
Abbiamo detto due camme al posteriore, ma come vengono gestite e cosa servono? Beh, innanzitutto possono essere utilizzate per una svariata serie di modalità di scatto, tra le quali abbiamo anche scatto bellezza che va a migliorare i vostri volti, scatto panoramico e foto in bianco e nero. Ecco, foto in bianco e nero è una delle funzioni che vanno a sfruttare il secondo sensore, quindi scatto nativo in bianco e nero senza ritocchi o filtri software. La differenza si nota ed è davvero molto molto importante. Per quanto riguarda invece l'unione dei due scatti, dovrebbero lavorare insieme per andare a migliorare la resa del dettaglio. Questo non sempre avviene e comunque gli scatti sono praticamente perfetti in ogni circostanza. Abbiamo poi la possibilità di utilizzare una modalità particolare che serve per la gestione del doppio fuoco, e quindi uno scatto unico. In realtà vengono catturati i dati di tutte e due le fotocamere e potete poi andare a gestire in post-produzione i vostri scatti e quindi il refocus degli stessi. Vi faccio vedere ad esempio in questo scatto, attiviamo il nostro refocus, qui abbiamo il fuoco sulla torre, lo possiamo portare in avanti sulle nostre chiavi, qualcosa che difficilmente sarà fattibile senza questo tipo di fotocamera e questa gestione del software. Abbiamo poi tante applicazioni, non troppe comunque quelle preinstallate, ad esempio abbiamo gestione del telefono che ci permette di andare ad avere in un'unica applicazione un'intera panoramica sulle prestazioni del sistema, possiamo ottimizzarla, gestire poi i consumi energetici e andare a valutare il traffico dati consumato. Davvero un'ottima applicazione che nell'utilizzo di tutti i giorni può rendervi molto molto facile la vita. Abbiamo 3000 mAh di batteria che comunque è davvero buona per una sottigliezza del genere del prodotto, tuttavia soprattutto in utilizzo del GPS va ad essere consumata in modo molto molto rapido. Attenzione, se dovete fare un viaggio molto lungo il GPS vi ciuccerà davvero molta molta batteria. Arriverete a stento a fine giornata se non utilizzandolo in modo light, ma per fortuna Huawei ha previsto l'utilizzo di diverse modalità, di piani energetici che potete andare a scegliere e variare come meglio credete. Potete in estremis attivare anche l'attività di risparmio, attivare il risparmio energetico ROG che va a scalare l'interfaccia portandola a 720p. Potete poi andare a gestire come meglio credete i vostri consumi e andare a bloccare o attivare determinate applicazioni per il lavoro in background. Tra le altre cose che potete vedere c'è la possibilità di gestire e variare i toggle rapidi, potete andare a settare davvero tante applicazioni, tante funzioni come meglio credete. Abbiamo la presenza di un gestore file, quindi un file manager, l'applicazione per il meteo e il registratore vocale. Diciamo che out of the box questo prodotto è davvero molto completo senza avere chissà quante applicazioni superflue e che vi costringe a disinstallare praticamente subito. Particolari problemi non ve ne sono neanche nella navigazione web che è molto molto buona. Andiamo a vedere Tech Different come viene caricato. È disponibile il 4G, non manca poi il wifi di tipo dual band, davvero molto rapida il caricamento, la gestione e navigazione del prodotto, pinch to zoom senza particolari problemi, swipe e funzionalità del sito davvero molto molto godibile. Devo dire che da questo punto di vista il P9 è qualcosa di stupefacente. Anche per quanto riguarda l'audio, dallo speaker di sistema posto qua in basso non vi sono particolari problemi, jack da 3,5 mm per l'ascolto in cuffia assolutamente di qualità, la capsula auricolare permette ottime conversazioni senza nessun tipo di problema, anche il doppio microfono con soppressione dei frusci funziona decisamente bene, dall'altra parte ci sentono molto molto bene, le chiamate quindi vengono fatte in modo più che perfetto, la ricezione del segnale è davvero molto molto buona come ci ha abituato ultimamente Huawei. Cos'altro dire su questo prodotto? Questo prodotto è sicuramente un top di gamma, lo si vede fin da subito, fin da quando lo prendiamo in mano.
Purtroppo manca il supporto alla doppia SIM, fortunatamente c'è invece l'espansione della memoria attraverso micro SD. Non manca davvero niente a questo device, funziona in modo più che perfetto. La doppia fotocamera è una chicca che viene gestita in modo molto performante, l'utilizzo di collaborazione con Leica fa tutto il resto. Il pannello anteriore è davvero una piacevolezza per gli occhi, ma in generale questo prodotto è assolutamente godibile sia nell'utilizzo che nella visione appena preso in mano. Da consigliare, attenzione un attimo alla batteria, perché questa vi viene portata all'esaurimento davvero in poco tempo, scordatevi di fare 2 giorni di utilizzo con questo prodotto. Per il resto è sicuramente un prodotto da consigliare, tanto più che ormai lo si trova attorno ai 400 euro. Direi che per questo video può essere tutto, se vi è piaciuto lasciate un mi piace e condividetelo, se non vi è piaciuto mi dispiace, ma direi che ora può essere davvero tutto. Ciao, alla prossima, da Fabio di Tech Different.